sono tre, no, siamo eccoci in diretta. Qua. Ciao. Non ci è mai capitata questa cosa che la prima andasse, non andasse, andasse a vuoto, eccetera, eccetera. Sì, ma che la seconda, per cavoli suoi, ha preso e ha deciso di sganciarsi e non c'era mai successo. Adesso così abbiamo provato una novità. Allora, stavamo dicendo, sì. È sempre più tardi perché nel frattempo sì. Sono le 3:15. Condivido subito te. Subito. Al di là del fatto che il pacco chiaramente ci è stato consegnato più tardi, perché noi il lunedì apriamo alle 14:30 e grazie a Paolo, che ce l'ha rintracciato, perché il Corriere, come voleva si dimostrare, è passato questa mattina. E noi, essendo chiuse, lui se n'è accorto e l'ha preso lui, per cui grazie Paolo, ciao Blanca. Ciao Blanca. E già siamo partite in ritardo, più sì. Diciamo Facebook che ha deciso di fare così, tutti di testa così. Sua, così. Ci ha sganciato, poi ci ha riagganciato, poi ci ha riagganciato, molto bene. Eccoci qua, finalmente idee per creare, come dice il titolo anche della diretta. Che è stata appena condivisa anche nel gruppo di WhatsApp, per cui infatti state arrivando, quindi ve ne siete accorte. Ciao Rosa. Ciao a tutte. E abbiamo aperto al volo, tolto le cose che ci avevate ordinato e preparato così. E poi ci ha punito Facebook, sì. Che non si capisce, di esatto. Sua iniziativa ha tolto la seconda diretta, basta. Vabbè. Bene, allora ragazzi, a maggior ragione cerchiamo di partire, siete pochine, però cerchiamo di partire con la presentazione finalmente dal vivo di Idee per Creare. L'anticipazione fotografica l'avete avuta una quindicina di giorni fa, adesso finalmente dal vivo. Già tolto tutto quello che è stato ordinato, per cui chi aveva chiesto cose sappia che sono già da parte, quindi tranquille, quello che vedete è l'effettiva disponibilità dei vari articoli, ok? Esatto. Allora, non so se vogliamo andare lo stesso, perché sì. Loro so poche, però vabbè, vedrete indifferita. Ok, allora dunque, penso che vada bene lo screenshot per chi vede indifferita oggi, perché non ci stanno problemi di sì. Ambiguità sugli articoli che si somigliano. Quindi tranquillamente anche chi vede dopo in differita può fare lo screenshot, ok? Altra cosa, i pannelli sono già stati tutti, i pannelli pannolenci, solo sì. Pannolenci, e già caricati tutti quanti sullo shop, ok? Ci stanno già da venerdì perché dovevano essere già arrivati. E quindi ciao Anna Maria! Ciao Anna Maria! Per cui... comunque sono anche lì, ok? Allora, cominciamo con i piccini, perché ce l'ho qua più a portata di mano. Quindi con la serie PS, e sono i pannelli da 2,50 euro, ok? Ciao Gabriella! Ciao Gabriella! Quindi quelli da 2,50 euro. E cominciamo subito con... il PS077. Oddio, l'audio è tutto volume, ok. PS077, che sono le pigne del mio primo Natale, versione maschio. Sì. Ok. Baby boy. Esatto, pigne perché è la forma della sfera, sfera, che a questo punto non è una sfera. Non perché siano le pigne. No, è il nome di questa forma, sì, diciamo. Esatto. Ok? Mamma mia, io sto in un ritardo pazzesco, quindi non capisco nemmeno se l'ho inquadrato bene. Non te lo posso dire sì. perché purtroppo. Sì, visto. Ok. PS077, pigna maschio. Ci sono le due pigne, più grande e più piccola,
Poi ci sono i fiorellini che composti, questi possono diventare una stella di Natale. Uh-huh. E poi sotto ci sono altre due etichette con scritto il mio primo Natale. Esatto. Ok? E questo è il primo PS077. Ora, ve l'abbiamo detto, non stanno in ordine. Eccolo qua. Andiamo col PS076, che è lo stesso pannello. Questi sono da tagliare ancora. Alcuni li abbiamo già tagliati, altri no. Quindi sempre mini pannello da 2,50 euro. PS076 è il mio primo Natale marrosa. Adesso pure da Facebook, vediamo se si riallinea. No, non si riallinea. Ok, PS076, il mio primo Natale, versione rosa. Baby girl. Versione rosa perché loro sono vestiti di rosa, no? Perché è femmina. Rosa nel senso rosa e celeste, okay. Nel senso maschio o femmina, okay. Sì. Ok, 076. Poi, facciamo una piccola parentesi che non è Natale, che è fantastico. Questo ragazzo è... sti gnomi sono troppo carini, proprio carini. PS070 si chiama Autunno e sono questi gnomi deliziosi, guardate che carini, gnomi con le zucche autunnali. Sempre pannello da 2,50 euro. Mm-hmm. PS070. Questo è veramente carino, ragazzi. È bello nei colori. È bello nei colori, poi non c'è niente da fare. La qualità della grafica di Idee per Creare è imbattibile. Oltretutto è anche brevettata, come ripetiamo tante volte, perché è anche una caratteristica in più che è bene che voi conosciate. E ha una qualità talmente alta e c'ha un brevetto esclusivo perché non si scoloriscono mai. Noi a rotazione ne mettiamo in vetrina sempre qualcuno e ci stanno anche tanto in vetrina, anche un mesetto. E noi abbiamo questa vetrina che è esposta al sole, soprattutto di pomeriggio, fa un effetto microonde mostruoso anche d'inverno e non si scoloriscono mai. Infatti, peraltro c'è anche l'esclusiva per Idee per Creare, sempre brevetto, che i colori utilizzati per le grafiche sono tossici e adatti ai bambini. Infatti, ogni tanto lo ricordiamo, chi vuole realizzare qualcosa o perché con i bambini ci lavora o perché magari deve fare un regalino, fa dei mercatini, eccetera, eccetera, e volesse la certificazione dei colori, la può richiedere perché noi ce la chiede a noi e noi la giriamo. Sì. Qualcosa forse ci abbiamo già, sì. Però eventualmente noi la giriamo a Delight che ci manda subito la certificazione. In quel modo voi potete far stare tranquilli i genitori dei destinatari che questi colori sono totalmente atossici. Allora, PS080 sono gli orsetti di Halloween. Ma quanto sono belli! Sono carini tanto. Mettono una paura. Proprio incutono timore. Sì, infatti. Guarda che facce che c'hanno. Sono 5 orsetti. Guarda questo piccoletto. Sì. Troppo forte. Sono 5 orsetti con le zucche e i cappelli di Halloween. Sì, pure quello nero. C'è la faccia più tonta di tutti. Hai voglia. Ok, PS080. Orsetti Halloween. Sì. Poi questo ce l'ho uno già tagliato, quindi ve lo faccio vedere bene.
No, perché aspetta, ce n'è un altro che è un PS e non è Natale. Vi faccio vedere questo. Ma questo non l'avevamo preso. Che cosa? Spaventapasseri. Stefania, può darsi che ci sia stato chiesto da quell'ordine che ci è stato disdetto? No, no. Tanto è vero che io neanche l'immagine avevo preso. Ah, ragazzi. Allora, belle ragazze, qui si ripropone Salva Marco Di Segni. Perché questo qui gli avevamo chiesto. Mio, Blanca. Ecco, che infatti mio... Blanca l'aveva chiesto, dice, ma non l'avete preso? Gli abbiamo detto di no. Di no. Perché no. Io non me lo ricordavo. No, assolutamente non c'è neanche nelle richieste di Blanca in realtà, perché no, appunto gli avevamo detto di no. Gli avevamo detto di no perché non l'avevamo preso. Bene, Blanca, allora... E invece c'è. C'è, l'abbiamo pagato. Ve lo dico io come andava a finire, perché noi di una cosa abbiamo chiesto a Marco il prezzo ed è rimasto lì, te lo dico io. Quindi, ok, uno è di Blanca... Quindi, PS081. PS081. Anche questo articolo rientra nel gioco. Salvate Marco Di Segni. Sì. Ok? Perché noi non l'avevamo chiesto. È vero che ci è arrivata la verifica della fattura e non ci siamo accorti che c'era. Però, ok, allora, molto bello. Una è di ma Blanca. Ma perché PS? Perché è un ma piccolo. Ma so da tagliare, cioè, perché so da tagliare i piccoli, sì, è vero. I piccoli medi so da tagliare. Quindi due. Non ci chiedete adesso come viene con po' finito, perché non ce l'abbiamo, non ci abbiamo l'immagine. Però c'è la Adelaide. Sì, sì, Adelaide lo fece vedere finito anche alla fine della presentazione sua. Per cui cercate la diretta di Adelaide... Che noi abbiamo rilinkato peraltro, sì, se non mi sicuramente male. E poi lo devo pure caricare sul sito, questo non lo trovate neanche sul sito perché no, appunto infatti, io sicura e in qualche modo ricercate la diretta di Adelaide o da noi o nel sito Idee per Creare, sì, esatto. Nella pagina Facebook e lei ad un certo punto lo fa vedere finito, sì. Come si può realizzare, per cui se volete un'idea e quindi è il PS0, vabbè, senza zero, PS81 spaventa passeri. Okay. Ok, una è di Blanca e poi lo tagliamo. Ok, Blanca ti ha detto bene che per errore no, è arrivata una cosa che noi non avevamo preso che l'avevi chiesta. Però l'avevi chiesta. Allora, PS071, quello era 81, questo è 71 ed è Mr. e Mrs. Santa Claus, sono Babbo Natale e la Befana. Questo è super country e come stile questo stile un po' particolare esce dagli schemi di Adelaide, perché se voi vedete è varia su qualche cosa, è un po' più no, più pupazzesco no, perché pure gli altri sono pupazzeschi, però proprio come tipo di grafica è diversa dagli altri. Ok, molto particolare, è veramente carina. Babbo Natale non è vero, io ho detto la Befana, no. Questa è la moglie di Babbo Natale, che non è la Befana. No. La Befana è Zitella. Sì. Babba Natala. Babba Natala. Ok. La babba. Poi c'è la scritta Merry Christmas, molto carina. L'arena. Il candy cane, l'arena. La faccia della il gingerino, la calza, l'abete, il guantino e un altro gingerino. Ok. PS071 Santa e mi. Ah, no, si chiama Santa e Mrs. Claus. Ok, ma vai. Poi ultimo dei piccoli, dei piccini. Anche questa grafica più simile a quel pannellino che avete visto adesso, ma l'ha detto anche lei durante la presentazione che aveva era uscita un po' dalle sue grafiche normali, aveva fatto qualche cosa, ma era rientrata subito. Sì.
nella produzione dei suoi soggetti più tradizionali. Allora, esatto, questo è il PS. Ecco, questa è molto carina. Io, se fossi in voi, la prenderei in considerazione. 073 Nativity, e sono queste quattro natività, ma due hanno la capanna e sono una più grande e una più piccola. Sto indicando quelle giuste, no, al contrario. Al contrario. Ok, grande e piccola. E altre due non hanno la capanna. E sono quell'altre. Quell'altre, così. Ecco, appunto. Io mi incrocio così. Ok. Ok? E poi ci sono varie stelline. Ma sono carine. C'hanno dei facciotti. Guardate il bambinello. Il bambinello. Con il riccioletto. Sì, che dorme e fa ammazzare. Ecco, queste per esempio, siccome vi ci sono la doppia possibilità, per esempio potreste farle anche leggermente 3D, sovrapponendo. Mettendo di sfondo quello con la capanna e sopra. Esatto. Un'altra. E sopra una di quelle senza capanna, e fate i personaggi leggermente a rilievo. Esatto. Ma potrebbe essere un altro utilizzo, sì. Ok, questo è il PS073 Nativity. Ok, esatto. Allora rimanete, perché avete visto, magari ci sono delle sorprese, sì, che visto non sapevamo di avere. Allora, aspettate, okay. Perché no, questo è da tagliare, quindi mettiamolo un attimo lì, ok. Adesso passiamo ai PM, che non è pubblico ministero, ma sono pannelli medi. I medi sono i pannelli da 7,50 euro. Adesso tantini, aspettate, che così cerchiamo di dargli un senso. Perché se no è un problema. Ok, credo. Ah no, ci sono altri. Aspettate, perché di questi da 7,50 ne abbiamo presi più. Okay. Ok, perfetto. Allora cominciamo con questi, che in teoria dovrebbero essere anche uno già tagliato. Esatto, PM, quindi pannelli da 7,50. PM043, le pigne vittoriane, pigne sempre intese come l'addobbo, sì, a forma di pigna, che è l'addobbo un pochino vintage. Ve lo faccio, esatto, vedere prima lontano e poi vi avvicino per farvi vedere i soggetti. Ok, quindi vittoriane sia per colori, sì, sia per soggetti. Soggetti sono 9 in tutto, sono tante, e le grafiche sono meravigliose. Sì, sto cercando di farvele vedere un po' tutte quante, quindi con questi colori, soprattutto della pigna, sono secondo me molto neutre, quindi come avete l'addobbo prevalente, il colore dell'addobbo prevalente sull'albero, in casa, quello che sia, ve va bene con tutto. Sta bene su tutto. Ok, PM043, pigne vittoriane. Yes. Poi. Pigne PM042, pigne rosse. Esatto. Questo è qui. Comunque le immagini sono sempre vittoriane. Le immagini dentro, sì, però stavolta abbiamo il rosso mattone. Esatto. E poi questo qui, l'altra aveva tutte le stelline intorno. Questo ha sia le stelline, qualche stellina, e poi questi fiorellini di Natale. Potrebbe essere la stella dell'ebro, forse. Sì, una specie dell'ebro. Sempre 9 pigne. Mm-hmm. Ok? Pigne rosse. Oh, fino adesso mi sembra che siano stati tutti soggetti non accoppiabili tra di loro. Per Ma cui questo volendo sì. Questo volendo sì, perché fronte retro però è diverso.
se vi piace, ok. Quindi andiamo al discorso dell'ultima diretta che abbiamo fatto, che a questo punto possono entrare in gioco i pannolenci tinta unita. È proprio per quello che non l'avevamo fatta quella diretta, non avendoci ancora la disponibilità del pacco. Se vi ricordate, l'avevamo anche premesso che proprio per questo, siccome alcuni soggetti, alcuni pannelli di Adelaide in generale, non solo questi, sono già accoppiabili tra di loro, ma altri no. Per cui la tinta unita, esatto, è sempre utile. Allora, questa è PM031, infatti era dell'altra uscita. Sì. E sono gli addobbi a cristallo con le casette di pan di zenzero. Esatto. Come sapete, nel caso ve lo ricordiamo, noi abbiamo unito le due uscite di idee per creare, quella di giugno, la prima parte, quella di giugno, e l'ultima che è stata appunto una ventina di giorni fa. Esatto. Okay? Questo pannello, come diceva Stefania, fa parte dell'uscita di giugno. E ci sono 8 cristalli e sono grandi, Grandi, sì. C'è anche più di una misura, vero? Sì, io li vedo al rovescio, non sì, riesco. Sono una, sì, è più di una misura, sono un sì, paio sì di misure. Ok. Però anche, diciamo, quelli più piccoli sono grandi lo stesso. Sì. E sono 8 cristalli. No, di qua. Sì. Ok. Di qua. Ok. PM031 cristalli, aiuto, aspettate, ok, poi, belli caldi, allora. Questo è uno dei pannelli che è andato di più anche prima dal preordine, anche sì, come l'avete visto, anche qualcuno che l'ha visto già da idee per creare è andato. Aspettate, ragazzi, è il cappello casa Christmas House. Christmas House. Così. C'è il video del tutorial, perché l'ho visto qualche giorno fa che l'aveva pubblicato. Sì, e se c'è vuol dire, già sta sul sito. Esatto. Per, lo shop. Esatto. Per cui se chi l'ha acquistato o lo vuole acquistare, magari non sa come realizzarlo, tranquille, perché se andate sul canale YouTube di Idee per Creare e digitate PM045, vi esce il tutorial, perché l'ha postato Adelaide qualche giorno fa. Ora te lo dico, Blanca, non ricordo bene se lo hai. Sì. Sì, tu sì. Sì, 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 sì. Ce l'hai. Per cui potete tranquillamente guardarvi il tutorial di Idee per Creare, poi comodissimo, perché essendo un video potete mettere in pausa, tornare indietro, eccetera, eccetera, e quindi vedete esattamente, esatto, come realizzarlo. E questo, diciamo, che è un pochino il progetto, sì, di punta, sì, di quest'anno, esatto, di Adelaide. Ok. Poi andiamo su un addobbo un po' particolare. Sì. Blanca, ce l'hai? Erano due serie di questo stile qui. Esatto. Noi ne abbiamo presa una sola, sinceramente, perché secondo me è particolare, ma molto più carina dell'altra. Si chiama Beauty. Sì. Tutto rosa, molto girly. 8, 12 medaglioni o quello che volete. Sì. A tema beauty, cosmetici, beauty, profumi, eccetera, eccetera. Guardate, molto glamour, glamour, hai notato il giardinese? Glamour. signor, no, Judy. Frigoriferi. Ok, allora, Adelaide l'ha studiato per chi ha i centri estetici, le profumerie e magari fa gli addobbi in negozio, questo richiama il tema. Noi l'abbiamo preso perché in realtà queste sfere possono accoppiate tra di loro o anche con una tinta unita dietro, adesso
è indifferente, possono diventare piccole confezioni regalo, tipo bustine, però fatte a medaglione. Praticamente le cucite solo. Fino a un certo punto, lasciate il sopra aperto, potete inserire un pensierino che richiami magari il soggetto in copertina, diciamo, e diventa sicuramente un'idea regalo, e perché c'è dentro qualche cosa, ma in realtà poi chi lo riceve lo usa come addobbo, quindi doppia funzione. Infatti. Ok? Quindi PM047 Beauty. Esatto. E anche questo ce l'hai, Blanca. Sì, sì. Aspetta, facciamo così perché sto morendo di caldo. Sì, in effetti. Ok. Adesso PM032. Quindi sempre pannello da €7,50. E aspettate, io cerco di piegarlo in maniera che voi vediate esattamente l'area del pannello. Eccolo qua. Perché vedete, a noi arrivano. Arriva così. Forse, no, forse uno è uno tagliato. Che bello. Meno male. Grazie dell'Aide. Eccolo qui. E è PM032 Gnomi Ginger, sono i medaglioni di varie misure con gli gnomi ma fatti in pan di zenzero. Molto carini. I gnomi biscottati. Nel classico, diciamo, rosso, anche se non è il rosso Natale, però il classico rosso che richiama un pochino anche il vintage. Il country più che altro anche e il soggetto è lo gnomo, quindi quello che va, gnomi e fatine stanno ritornando ormai prepotentemente da qualche anno, però fatto del zenzero, cioè o gnomo so magnamo. Esatto, gnomo biscottato. Gnomo biscottato. 4, 8, sono 11. 11 medaglioni, ok. Esatto. Poi ci sono dei biscottini in giro. Sì, vedete? Le solite decorazioni che Adelaide sempre. I pannelli di Adele si fanno sempre. Lascia sciolte singole perché non avanza niente in teoria. No, avanza nel senso che in più. In più? Io ho una scatola dove ho tutti questi altri ritaglietti dei vari pannelli. Però non avanza niente perché è tutto sfruttabile, quindi alla fine non avanza niente. Poi rimaniamo in tema medaglioni. Sì. E abbiamo. Eccoli qui, aspettate. Sempre che lo metto a verso, come si dice. Villaggio medaglioni si chiama questo qua. Sono appunto medaglioni in varie misure, sempre 4, sempre 11, con tutti i villaggi. Questo è splendido. Sì. È proprio splendido, anche perché poi ci sono varie misure. E poi ci sono le scrittine Buon Natale, vedete? E ce ne sono tante dentro. Sì. E credo siano tre. Per tutti i medaglioni, 3, 6, 9, 10. Una decina. 10 medaglioni sono 2, 4, 6, 8, 10, no, sono 11. No, 11 scritte, esatto. 11 scritte. Ok? Questo è il PM034 Villaggio Medaglioni. Guardate che sono proprio belli. I villaggi sono veramente belli, mi piacciono un sacco. Ok. Poi. Finiamo. La domanda è blanca, è vecchia, vero? Sì. Ok. Al cappello si definisce. Mm-hmm. Ultimo pannello medio. Sì. Ho dato un calcio al cavalletto. Ciao Pucci! Ciao Pucci! Li hai visti i pannelli? PM29, questo raga mi piace troppo. Blanca ce l'hai.
torniamo all'altro stile. Questo quello mi piace anche veramente di troppo. Mister, Mrs. Klaus, esatto. Là, come si chiama? Questa è la scritta no, dice auguri. Bucci, no, Naggia. Questa è la scritta auguri in stile sì. Country. Sì. Con le immagini sopra, a me piace troppo. Per me questo, Puccio vuole questo. Allora. PM29 auguri si chiama questo qua, ma guardate che è una delizia. Guardate PM29? Sì. 29. Ok. Quindi è un medio, quindi 7,50. Da 7,50. E in più, come al solito, come dicevamo prima, ci stanno un sacco di elementi. Sì. Ok. Quindi ogni lettera ha dentro un soggetto. Un tranne la G che è tutta scozzese, che è bellissima. Sì. Il resto ha tutto. Poi qualche c'è la cosa. Stella con la renna. La stella con la renna, per carità pure di Dio, non va per me. Va, perdete. Oh. Va presa so già solo per questo. Solo per quello. E dalla, dall'altra parte c'è lei. C'è lei sì, e sì. C'è lui lo dell'altro qua. Pannello. Sì, sulla R. Ah, quindi lei sta sulla U. Sta sulla U e lui sulla, R. Sì. Bellissimo. Però questo è proprio sfizioso tanto. Carino, carino. Eh? Quindi una è di Pucci. Perfetto. Ok. Tanto era già tagliato questo. E abbiamo finito abbiamo con finito i PM. Con i PM, quindi andiamo sui P, quelli da 15 euro. Sì. Allora, questo che vediamo tra poco è dell'uscita di giugno. Sì. Ed è un'idea, non c'entra niente con Natale, no. Le stagioni, è un'idea per a tema maschietti. Perché a qualunque età però... che sia maschietto piccolo o maschietto sono grande problema. Ecco. E qui ci sono i portachiavi sì. Macchinina c'è sempre il problema tra le carte scrap, i pannelli, le carte da decoupage, gli oggetti finiti, le decorazioni esatto. Al maschile c'è sempre pochissimo poco. Questi sono tantissimi perché sono 4, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 27 macchinine sì. Per fare tipo i ricordini alla fine, a fine festa, bomboniere, bomboniere. Anche perché lei li chiama portachiavi, sono portachiavi grossi. No, belli cicciotti. Belli cicciotti, quindi... In realtà possono essere anche adattabili, sì, ecco, i pensieri fine festa, le bomboniere, esatto. Un pensierino da mettere dentro, anche queste potrebbero essere utilizzate come mini bustine per un pensierino, per un regalino, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo le P284. Macchinine. Ne abbiamo tre. No, portachiavi macchinine. Di questi ne abbiamo solo tre, sì. Ne abbiamo tre e quindi quando voi vedete la P da sola significa che il pannello standard grande, da 15, 15 euro. Poi P285, le streghette di Halloween. Marilè, ma non ce stai? No, non c'è Marilè. Sì, sì. Blanca ce l'hai. Ok, sì. Vi faccio vedere. Il soggetto finito con quello, un pannello esatto. Se ne fanno 4, giusto? Sì, sì, sì. Mi sembra che ci sia un tutorial tutorial non no, c'è. Perché lei ha spiegato allora l'ha spiegato forse in diretta durante la presentazione come si assembla il vestito della col cappello della Befania streghetta. Ok, allora, prima che ce lo chiediate, ve lo diciamo subito, la scopa in legno non ce l'abbiamo, non abbiamo presa perché ci sembra la chitarra elettrica, esatto. Dai, ne vigliate una da... Ah sì, la scopettina. Cincillai, che ce l'assicuro. Ma sì. Ok. P285, streghetta Halloween. E sono sempre tre, no? No, queste no. Sono di più perché sono io. Ah, so di più perché sono... Ce ne sono rimaste 4. Sì.
che uno l'aveva preso blanco. Esatto. Stesso praticamente pannello, ma però versione Befana. Befana, quindi è il P286, Befane porta fortuna. E infatti il titolo della diretta di Adelaide, me lo ricordo, che era "Tremate, tremate, le Befane porta fortuna sono tornate". Ecco. Stesso concetto anche della scopa, della scopa che non abbiamo volutamente. E e c'è tutta la spiegazione, una volta che vedete la spiegazione, dell'una e dell'altra, perché il vestito è concepito nello stesso modo. Però giustamente io mi sembrava di aver visto il tutorial, invece non pare proprio, no. Vi dovete vedere la diretta della presentazione dei pannelli, perché l'ha detto in diretta come si fa. Sì, sì. Ok. Quindi per dirlo in diretta evidentemente è molto semplice, non mi guardate a me, che per me è complicato anche sentirlo spiegato così, perché io e il cucito siamo due emisferi completamente opposti, quindi okay, voi che siete brave lo capite al volo. Allora, Befane P286 e ce ne abbiamo sempre 5, perfetto. Poi questa è una uscita precedente, non so se addirittura prima, fai vedere 149 come numero è troppo basso. Natale? Sì. Allora, siccome c'era una richiesta, l'abbiamo presi. Ah, sì, forse sì. Li abbiamo presi, sono il P149 e è l'elfo. Ve lo faccio vedere intanto montato, che viene da 40 centimetri, raga, ragazzino. Questo vi finisce sullo stato di famiglia. Sì. Ok? Perché è proprio grande. Oddio, ma il vestito io non avevo mai visto da vicino. No, c'è il regno. Sì. Guarda che è sotto. Il bordo del vestito. Il bordo del vestito, guarda la slitta con la renna. Baby. La baby renna. Carina. No, vabbè. Allora, ve lo faccio vedere. Di questo ce ne sono due. Mm-hmm. E okay, è il P146, elfo. Sì. Abbinato a questo pannello abbiamo preso il suo piedistallo. Sì, perché appunto se no da solo non ce la farebbe. Sta in piedi, siccome chi ce l'ha ordinato completo di piedistallo. Quindi se volete, se no col piedistallo ci fate qualcos'altro. Una cosa, sì, esatto, che debba stare in piedi. Eccolo qui, perché è un piedistallo doppio, perché uh-huh, sulle due gambe va posato, ok? Quindi, in caso chiede, base elfo si chiama. Sì. Che è la base in legno con le due stecche. E il piedistallo viene? Non me lo devi chiedere, non lo sapevo che me l'avresti chiesto, di queste cose ancora il prezzo non l'ho fatto. Ve lo facciamo sapere. Lo possiamo fare? Devo aprire, no? Devo aprire il listino. Il listino, perché c'è. Mm-mm. Ok? Sappiate che due sono disponibili. Sono disponibili, esatto. E questo sta a posto. Idem per le prossime cose, le gambe, che prendono, anche se... Che vuol dire? Scusa, non dovrebbero essere... Questo è uno? Due, sì. Ah, è uno, ce n'è un altro di giro da qualche parte. Sì. Ah, ok, no, perché dico come sì, due. Finiamo il discorso sì, legno. Sì. E abbiamo preso, Blanca ce l'hai? Sì. Le testine, le faccine proprio che avevano fatto per le streghe. Sì, per le streghette o per le befane o sì, solo per le streghe o solo per le befane, quello secondo come le vogliate decorare. In genere quella con gli occhiali dovrebbe essere la befana, però sì, potrebbe anche essere la strega se volete. Pare che c'è i baffi. Aspetta, c'è la bocca. Sì, perché senti, ecco, questa è una. Allora, la misura della sfera è la faccina da 3,5 e al doppio foro. E quindi già Adelaide nella presentazione aveva detto che
per quel pannello delle streghe e delle befane la misura adatta era 3,5. E questa è la seconda espressione, quindi con o senza gli occhiali? Sì, se ce le chiedete dovete specificare quale volete, con o senza occhiali. Ok. Ok. E queste, vabbè, ce ne sono un po'. Beh sì, queste sì. 7-8 ci sono. E anche di queste. E anche di questo dobbiamo fare il prezzo, per cui anche se mi sembra 1,70, ma non vi voglio dire una stupidaggine. Infatti, dobbiamo controllare il listino, perché voi lo sapete che idea per creare ai prezzi imposti, per cui dobbiamo attenerci al listino. Allora, adesso andiamo su i tessuti antimacchia. Esatto. Ok? Abbiamo preso, sono 4, sì, questa qua, guardate che cos'è. Ecco, qui andiamo il copriforno sull'autunno, torniamo, sì, all'autunno. È come il mini pannellino, vi ricordate? Gli stessi gnomi. Esatto. Gli stessi gnomi del mini pannello li ritrovate sul copriforno e le presine. Esattamente. E con questo pannello, appunto, non è più, non stiamo più parlando di pannolenci, ma di tessuto antimacchia. Esatto. E potete fare appunto un copriforno e 4 presine o 2 presine. O 2, se, perché se le accoppiate tra di loro diventano 2, chiaramente. Esatto. I colori sono bellissimi. Sì. Eccolo qua, noi abbiamo scelto, l'ha fatto in arancio e in verde, noi abbiamo scelto questo verde perché stacca di più, esatto, perché stacca, sì, stacca di più dall'interno del disegno. Esatto. Era bello anche arancione, perché l'arancione delle foglie, però secondo noi era troppo uguale, invece con il verde, bello. E questo viene 18,50, me lo ricordo. Perché è in tessuto resinato. E antimacchia, non antimacchia, so se... Antimacchia, penso... No, il resinato era quello delle borse, è diverso. Ah, è diverso proprio. Questo, okay, è proprio quindi l'antimacchia. È l'antimacchia, tessuto antimacchia. Poi, adesso, tessuto, questa è una novità. E... Sì, ragazze... Se perdete queste e non le prendete, ve menamo come ve vediamo, ve menamo così a caso, perché sono veramente belle, belle, belle. Non so se è una novità. Che è laminato, non so se è a tratti, è laminato oro e sono dei tessuti nuovi, sì, per idee per creare. Un pannello ha questi due riquadri che, ad esempio, Adele l'ha pensato e ha detto per farci le sacche regalo, ad esempio. Sì. C'è la scritta consegna speciale. E poi il timbro c'è scritto zucchero o carbone, la befana viene di notte. Sono i sacchi invece come alternativa alla calza. Alla infatti calza. Quest'anno le calze non l'ha fatta, esatto, per ora. E purtroppo non si vede in telecamera, ma è laminato. È laminato oro, per cui a pannello pieno, quindi tutto laminato oro, sì, il pannello, il riquadro. Sì, e Stefania, c'era. Costo adesso mi sembra anche questo 18,50. No, li dobbiamo verificare, sì. Sì, è da confermare. È da confermare perché idee per creare. Ora non posso aprire il listino. Ai prezzi imposti, quindi quello che è sul listino è. E dicevo, il fatto di dorare anche il colore, perché praticamente è una laminatura sopra la stampa, a piena stampa, dà l'impressione dell'effetto seppia. L'effetto seppia delle foto, invece che in bianco e nero, l'effetto seppia ricreato sul colore. Chi sa di fotografia mi capisce, se no mi sono capitato solo. La miniatura è in tessitura, eh?
Sì, vabbè, comunque come lo vuoi chiamare, è in tessitura, ok, però la stampa sotto è a colori e dà Sì. l'effetto della foto seppiata, a foto a colori seppiata, ecco, così ci siamo capiti. Ok, di questi ce ne sono solo due pezzi. No, Sì. questi mi sa che costano 22,50 euro, No, quindi no, non, infatti. ve lo facciamo sapere. Appena finiamo la diretta possiamo aprire il listino Sì, e lo perché vediamo. il telefono è impegnato. No, sta qui. Sì, no, Allora, vediamo se sì. io riesco a recuperarlo dal terzo telefono disponibile, Esatto, il che è quello TN. che è il 370 10 25 425, e così abbiamo ricordato anche il numero. Andiamo a vedere il listino che dovremmo averlo sicuramente perché ce l'ha. Eccolo qua. Adesso aspettate un attimo. TN003004. Vabbè, tanto credo basta che cerchi Allora, vediamo un TN. po'. Sono grandi, eh? Così trovo Così mi pure guardi i pure prezzi il del copriforno. Il legno. coprifornio è AL, lo trovi prima. Allora, dunque, i TN, i pannelli tessuto, questi qua, Questo. vengono 18,50. Allora mi ricordavo bene, ok. Mentre quello che se vuoi che Sì, te tolgo il dubbio, il copriforno il coprifornio mi devi il codice AL. AL026. Allora, AL Quindi quindi questo sta secondo me all'inizio. costava uguale comunque. E 18,50. Questi laminati oro. Sì. Adesso vi dico perché stanno in ordine A, quindi all'inizio. Allora, chiaramente qui c'è il listino di tutta la produzione di Adelaide, quindi è un pochino lungo, però Ce n'è eccolo qua. un Allora, altro ITN, ora ve lo facciamo vedere. listino. No, questo è il listino di venditore. Ah, Allora, codete, sì. Ok. Aspetta perché iniziano con i numeri ci stanno prima solo i numeri. intanto io vi faccio vedere l'altro TN. Quindi da 18,50. Anche questo è meraviglioso perché ha queste due immagini molto AL, l'ho vintage. trovato. AL 026. 026. Quindi il coprifono che abbiamo Sì. visto prima, 0,26, coprifono gnomi verde, Infatti, 18,50, uguale. mi ricordavo Nel bene. frattempo cerco pure faccine col coso. Sì. E come si Allora, chiamano? questo è l'altro TN e ha questi due riquadri meravigliosi. Io questi li taglierei e li Sì, incornicerei. molti lo fanno, eh. Quello E lo avete due fanno. quadri così, fantastici. E anche questo si chiama TN003 Santa Claus. Ok, Allora, è io intanto nel grande frattempo ho trovato. Vai, vai. e anche di questo ne abbiamo solamente due, sia di questo sia degli orsetti, eh. Allora, la base per gli gnomi del In pannello legno. in legno, la base che avete visto prima, viene 5 euro. Ok, E le quindi a sto punto manca solo il faccine, prezzo delle faccine. vediamo un po' perché non vedo cosa, Allora, senza i codici. Ecco, li abbiamo visti tutti. non ci stanno i codici. Ora andiamo a Me lo devi vedere. dire da là. Aspettate un attimo. Allora, le faccine. 866356D. Ah, è solo il numero, non c'ha lettere, quindi sta lì. 866356D. Allora, i 866, allora. pannelli, ragazze, li abbiamo visti tutti. Adesso vi faccio vedere, ma già li conoscete, che sono tornati i fili.
Vi ricordo che i fili di idee per creare nascono per il cucito a mano, ci viene benissimo il punto festone e c'è chi li ha provati anche sulla macchina e ci ha detto che vanno benissimo anche a macchina. E hanno subito purtroppo, ma sono sempre ottimi come prezzo, un piccolo aumento, ma una cosa molto contenuta. 8, 6, 6, eccolo qua. E ora vi faccio vedere che sono tornati 35 mm. Sì. Sono tornati disponibili tutti. Allora, i colori. Sì, tutti i colori dei fili. Ok, allora le faccine vengono 1,50 l'una. Ah, vedi, no, 1,70. Ok. Ok, quindi abbiamo dato anche informazioni sui prezzi che ancora non avevamo fatto. Allora, nuovo espositore di fili. Venivano 2 euro e... Ah no, vedi? C'è il prezzo imposto anche qua. Vengono 2,40, dobbiamo ridare 10 centesimi a Barbara. Perché li ha presi appena... Ma c'è stampato? C'è scritto sopra. Ah, ok. E li ha presi appena arrivati, abbiamo rifatto il prezzo e ci veniva 2,50, invece no, 2,40. Ok, sono fili in cotone da 10 grammi, poi alcune addirittura hanno il rocchetto in legno. E i colori disponibili sono questo verde lime, peccato non è tornato il verde bosco. Quello era a parte. Perché era a parte, io invece credevo che ormai l'aveva inserito nell'espositore. Non ci abbiamo pensato proprio. Allora, questo è il verde. Poi c'è il celeste chiaro, chiaro, è proprio... probabilmente lo vedrete bianco voi. Vediamo. Non si vede neanche né bianco né... Ne si vede bianco né niente. Vabbè, è un celeste molto chiaro. Puoi provare a togliere la luce? Prova, ma non so se se ne prende davvero. Poi vediamo se senza la luce accesa si vede il colore. Infatti sembra bianco, però sì, a questo punto però è giusto. Si vede. Sì, però si vede. Invece è un celeste chiaro, chiaro, sì. chiaro. Ecco, quando lo allontani si vede che è celestino. Poi c'è il giallo pastello. Questi sono reali, sì, quindi. Il rosa baby. Bordeaux. Rosso fuoco. Qualcuno il rosso ci aveva chiesto. Possibile Anna Maria? Anna Maria, ci sei ancora? Qualcuno mi ha chiesto 2 rocchetti di rosso, ma non mi ricordo, non me lo so scritto. Rosso l'abbiamo visto, poi tornato finalmente il crema beige. Beh sì, se no è una crema un po' marmore. Il lilla. Hai dormito? Amore? Solo adesso. Marrone. Grigio perla, e questi non hanno bisogno di presentazione, bianco e nero. Ok, quindi i colori sono tornati tutti dei fili, tranne sì, il verde scuro. Perché era fuori l'espositore e noi
Io credevo, siccome era Bordeaux, rosso, Bordeaux, marrone, grigio perla, Pucci, allora, rosso, fili, marrone, rosso, grigio, marrone, grigio perla, ok. Brave, fate scorta di questi fili. Grigio, sì, sono quattro in tutto. Sono uno, due, tre, quattro, ok. Ok, Pucci, sono tuoi. 40. Ok. A posto. Allora, ragazze, a posto. Abbiamo finito. Abbiamo finito, siamo partite molto in ritardo, un po' perché essendo noi chiuse il lunedì mattina con l'orario normale, diciamo, il corriere è passato questa mattina e per cui il pacco è stato intercettato da Paolo, che continuiamo a ringraziare, ma noi l'abbiamo ricevuto più in ritardo, diciamo, perché aprendo alle 2:30, esatto, l'abbiamo ricevuto all'ultimo momento. Siamo partite in diretta e arbitrariamente e la seconda volta, al secondo tentativo, perché la prima volta proprio non siamo partite, la seconda volta eravamo partite e ha tolto la connessione. Sì. Che bello. No, ma comunque è così. Credo che oggi ci sia qualcosa. Mm. Perché io ho altre app che non mi funzionano. Dai. E danno errori. A posto. C'è proprio un po' una rivolta della tecnologia. Di tutto. Ok, bene. Allora, ragazze, noi vi ringraziamo. Ci aggiorniamo tra poco con chi di dovere. Ci vediamo domani, ma chi lo sa con cosa? Allora, ragazzi, sinceramente, se troviamo lo spunto per fare la diretta domani, vi mandiamo il post. Se non ci vedete, questa volta non c'è la diretta. Volete? Io ce l'avrei una cosa da fare, un mini scemotto tutorial. A proposito di tutorial, ragazze, il corso di sabato, Sì. Questo sabato 14 c'è il centro tavola autunnale, i colori dell'autunno, in questo momento è in vetrina, per cui se volete rivederlo, chi passa al negozio lo vede chiaramente, ma chi non dovesse passare ma fosse incuriosito, vedetevi la diretta di due sabati fa, quindi la diretta del 30 settembre, in cui presentiamo proprio questo corso. È un corso facilissimo, lo faranno anche due bambini, per cui insomma si può fare, è molto veloce, c'è una piccola scritta a mano con della piccola pittura di foglie, ma non c'entra niente la decorative, noi l'abbiamo chiamato piccolo decorative, ma perché non sapevamo come altro chiamarla. Ma anche chi non sa come muove il pennello e non ha confidenza con la pittura non è un problema. Ripeto, lo fanno due bambini, per cui dalle 11 alle 13:30, il costo 18 euro e materiali inclusi chiaramente, e quando prenotate dovete versare un acconto di 9 euro, quindi 50%. In questo modo noi possiamo assicurarvi sia il posto che i materiali, ok? Allora, bene, quindi rimaniamo d'accordo che se troviamo il materiale per fare la diretta, però tu dici questo tutorial, vi piacerebbe imparare a fare con un nastro le coccarde? A coccarda, a mano, senza strumenti, senza niente. Se vi piace, allora noi ve lo facciamo lo stesso, no, il tutorial. Facciamo pure se non vi piace. Sì, perché non so se quelle collegate, perché vedo pure che si scollegano. Allora, quindi domani la diretta c'è diretta sempre alle 15, tutorial, poi impostiamo bene il posto in modo che così è più chiaro quello che si tratta,
E quindi niente, ci vediamo domani alle 15 con questo mini tutorial di Stefania e basta. Pucci dice sì. Pucci sì, mi piace. Una ce la siamo assicurata che ci guarda. Allora. Ma sì, ma è proprio una cosa sciocca. Veloce, veloce. Serviva. Sì, Rosa. Rosa, c'ha il video mio mentre faccio i fiocchi. Esatto. Questo è più semplice. Esatto. Okay. Allora ragazze, grazie mille, ci vediamo domani alle 15 col mini tutorial di Stefania. Dice sì anche Blanca. Vedi? Ciao a tutte, grazie.